Ciao a tutti ragazzi, qui è giorno e come tutti sapete ieri c'è stata la conferenza Ubisoft all'E3 di Los Angeles. Questa conferenza era molto attesa perché sapevamo che avrebbero presentato il nuovo DLC Underground e così infatti è stato. Il nuovo DLC sarà disponibile il 28 giugno su Xbox e PC e il 2 agosto su PlayStation 4. Purtroppo per noi clienti di Sony sarà disponibile poco più di un mese dopo. In ogni caso, il DLC Underground prevede una modalità dungeon molto simile a quella presente in Diablo e in altri RPG. All'interno della base delle operazioni ci sarà una nuova struttura sotterranea, dove si entrerà per iniziare le missioni. Queste missioni sono generate casualmente e prevedono un livello di difficoltà che aumenterà tanto quanto il giocatore andrà in basso. Sarà costruita su più livelli. Immaginate di scendere con l'ascensore, per esempio, al piano meno 1, uccidere magari i nemici al 32, poi scendere al piano meno 2, uccidere i nemici al 33 e così via fino ad arrivare, non so, al 35 magari. Naturalmente tutto questo sarà ambientato nei sotterranei di New York, quindi aspettiamoci di combattere, per esempio, nella metro oppure nei tunnel delle fogne. Con questo DLC sarà disponibile anche una nuova incursione, chiamata Dragon's Nest, presentata come la più grande incursione fatta finora, dove andremo ad affrontare i purificatori che stanno costruendo una nuova arma, per purificare le strade di New York. Questa incursione sarà la prima ad avere un grado di difficoltà maggiore rispetto alla molto difficile, e questo grado di difficoltà l'hanno chiamato eroico e prevede nemici al 35 o forse al 36. Saranno poi introdotte due nuove missioni giornaliere a molto difficile, e cioè Hudson Yard e la missione del Queen's Tunnel. E inoltre hanno anche accennato a nuove armi di alta gamma e anche nuovi gear set. Ci sono dei dubbi sull'uscita e sulla disponibilità sulla piattaforma Sony, nel senso che è chiaro che il DLC sarà disponibile il 2 agosto, ma non è chiaro con l'introduzione della 1.3 per tutti comunque il 28 giugno, quante saranno disponibili anche per PlayStation 4. Nel senso che, non avendo comunque ancora il DLC, forse potrà essere possibile, trovare le nuove armi o i nuovi gear set comunque, in zona nera oppure, facendo anche altre missioni. Questo qua è quello che spero io, in modo da poter comunque essere, attrezzato per poter, creare nuovi contenuti, per voi, soprattutto per quanto riguarda le build. A proposito della zona nera, nessuna cosa è stata detta al riguardo. Mi aspettavo almeno qualche altro aggiornamento sostanziale, non so, magari un'arena per il PvP, un modo per combattere tra i giocatori che non sia incontrarsi per caso per strada. Ma invece non hanno detto niente, probabilmente dovremo aspettare le patch notes per avere più informazioni. Alla fine è stato fatto vedere anche un breve teaser riguardo alla prossima espansione Survival, che introdurrà una nuova modalità, appunto Survival. Dove sembra che l'obiettivo sarà quello di rimanere vivi il più possibile, cercando di trovare oggetti e provviste per sopravvivere. L'uscita di Survival comunque è prevista per quest'estate, ma non è stata ancora data una data precisa. Naturalmente anche qui ci aspettiamo che sarà disponibile prima per Xbox e PC e poi per PlayStation 4. Bene, questo è tutto ragazzi, io cercherò di rimanere informato sulle notizie riguardo alla versione PlayStation 4, sperando che con la 1.3 comunque ci diano più materiale possibile, così io potrò di conseguenza dare più materiale possibile anche a voi. Ok, grazie per aver guardato il video, se vi è piaciuto lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Alla prossima, ciao!